quei soldi, anche se adesso sono 35.000-40.000 euro all'anno, con quei soldi noi potevamo fare tante cose, addirittura si potevano pagare 3-4 persone per rafforzare l'apparato del personale, quando ci si lamenta che siamo al di sotto di organico. Quindi il comune, il sindaco prende 3 persone pagandolo con i soldi dell'ente e li regala a una scuola statale, laddove non c'è l'obbligo di fornire il personale. E la stessa cosa si... Possiamo aggiungere che il preside di questa scuola era reale forte. Possiamo aggiungere che stranamente il dirigente scolastico di questa scuola è stato candidato per le sue liste. Prego. Un altro problema, anche di personale, che parliamo sempre di personale purtroppo, per dire lo spreco pubblico, come questo spreca i nostri soldi, perché tutti i cittadini pagano le tasse, è l'asilo nido. L'asilo nido che è diventato ambito, asilo di ambito, però doveva costituire, formare una nuova sezione. La nuova sezione non è stata formata, sono state licenziate persone che già stavano là da una vita e in più è più personale che alunni, che ci stanno soltanto 15 bambini e ci stanno più di 16-17 persone. Con questo verbale della Commissione di Trasparenza del 2010-2016, che io andai personalmente a parlare con il sindaco, perché noi vogliamo solo collaborare, ma non cercare di fare qualche cosa più buona per la nostra città. Questo personale, noi diciamo, facciamo rilevare che anche tenuto conto che il personale sono numero 15, la cui sezione della Silamide non si è fermata, ci si trova in una strana situazione, ve lo leggo integralmente, e sono quasi più operatori che utenti. È necessario adoperarsi per ovviare a questa situazione. E io personalmente disse al sindaco Perato di che siccome esiste il tentativo di conciliazione, io vi dico che cercate di sistemare questa cosa, perché non è opinabile, non è possibile, che oltre a licenziare altre persone, sono state assunte 9 persone, ma sono più operatori che alunni. E questo è veramente uno spreco da far paura, perché è una cosa che rattrista proprio. E risposta zero. Abbiamo indicato diverse volte nella commissione l'assessore alla pubblica istruzione, si defila, non viene. Invitiamo l'assessore alla politica sociale, neanche. Tabula rasa. In consiglio comunale abbiamo detto questa cosa e nei corridoi il sindaco personalmente mi disse: forse hai ragione, però è fatto. Ma non si è rimediata, perché non è possibile che si spreca da denaro pubblico. Ci dispiace tantissimo, noi non stiamo facendo demagogia, perché per noi la campagna elettorale è finita a giugno, mentre gli altri stanno sempre in campagna elettorale. Noi vogliamo soltanto che si risolvano i problemi della nostra città, vogliamo soltanto che non si spreci, ci stanno proprio a cuore i nostri concittadini, vogliamo mettere a disposizione la nostra professionalità, la nostra volontà, la nostra intelligenza, quello che vogliamo dire, purché si facciano le cose buone per la città. Ma tutto ciò non può avvenire se si sprecano i denari grossi, perché se si sprecano denari è ovvio che non si possono realizzare altre cose. Al di là dell'Italia, i errori sono tanti, sono stati commessi, forse per inesperienza, forse per volontà, non lo vogliamo dire, però vogliamo solo dire accettare i nostri consigli, perché noi vogliamo consigliarvi per fare le cose buone per la nostra città. Grazie Paola, ci invitano a stringere un po' con i tempi, ci siamo un po' allargati, passare la parola a Antimo Zazizio. Mi sono attaccato anche fisicamente, passare la parola a Antimo Zarrillo. Grazie Dario, innanzitutto buongiorno a tutti, ringrazio tutti quanti presenti qui in sala stamattina, così come voglio ringraziare tutti quanti i concittadini, tutte quante le concittadine che mi auguro in maniera corposa, in maniera numerosa stanno assistendo a questa diretta Facebook, conferenza stampa delle opposizioni in Consiglio Comunale. Io voglio concentrare il mio breve intervento sostanzialmente su due aspetti, relativamente ai quali non sono assolutamente d'accordo, ma così come non sono d'accordo io, ovviamente non saranno d'accordo nemmeno i consiglieri di opposizione. E faccio riferimento, uno, al fatto che necessariamente, in maniera quasi forzata, si può far passare l'idea che questa amministrazione targata Berardi è un'amministrazione del fare. E il secondo aspetto è il ruolo di questa opposizione in Consiglio Comunale, che secondo alcuni, pochi, molti, è considerato un ruolo sterile. Partirei dal primo aspetto e brevemente cerco di spiegare perché non mi ritrovo assolutamente d'accordo. Io personalmente ritengo che qualsiasi amministrazione che veniva fuori dall'ultima tornata elettorale amministrativa necessariamente
mano a fare qualche cosa per questa città. Perché? Perché Marcianise si trovava, e peraltro tuttora si trova, in una situazione oltre la quale è difficile andare. Cioè non si può più scendere, per cui necessariamente bisogna cercare di salire. Quindi ecco perché qualsiasi amministrazione necessariamente avrebbe sollevato le sorti di questa città, da un punto di vista lavorativo, da un punto di vista ambientale, da un punto di vista sociale, culturale, sportivo e così via. Quindi il problema non è se a Marcianise questa amministrazione sta facendo o non sta facendo qualcosa, il problema è come questa amministrazione questo qualcosa lo sta facendo, cioè se in maniera legale e in maniera trasparente. E io sinceramente ritengo che di trasparente c'è ben poco, e non lo dico così tanto per dire, ma lo dico con cognizione di causa, perché faccio parte anch'io della quinta commissione consigliare permanente, che è la commissione trasparenza, di cui la consigliera Foglia è presidente. Ebbene, ogni settimana noi dell'opposizione che ne facciamo parte, ma anche i consiglieri comunali di maggioranza che ne fanno parte, analizziamo tutta quanta una serie di atti, delibere, determine, e noi ci rendiamo conto e quindi lo possiamo denunciare, ma ovviamente se ne rendono conto anche i consiglieri di maggioranza, con la differenza che devono stare zitti e non lo possono dire, che c'è ben poco di trasparente. Perché? Perché questa amministrazione avvantaggia gli interessi di poche imprese, di pochi professionisti, a danno di tante imprese e di tanti professionisti che operano su questi territori. Altro aspetto è il ruolo della nostra opposizione in Consiglio Comunale. Anche qui io non sono d'accordo su coloro i quali dicono che il nostro ruolo in Consiglio Comunale è un ruolo sterile. Perché? Perché coloro i quali dicono questo non hanno mai partecipato sul Consiglio Comunale. Questa opposizione, infatti, fin dal primo Consiglio Comunale ha posto alla Giunta e al Sindaco tutta quanta una serie di interrogativi, a fronte dei quali il più delle volte c'è stato silenzio, e laddove invece ci sono state delle risposte, queste risposte sono state molto 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 frammentarie. Quindi la nostra opposizione in Consiglio Comunale non è stata soltanto critica per partito preso, ma è stata anche un'opposizione propositiva. Ad esempio, soltanto io, con l'appoggio dell'intera opposizione, ho presentato due mozioni, una delle quali sull'adozione di un codice etico, ancora prima della discussione attuale sulla camorra, sulla propria trasparenza e l'attività amministrativa. Un codice etico redatto da un'associazione che opera contro le mafie a livello nazionale, che è Avviso Pubblico. E in settimana il nostro sindaco è stato ospite ad una trasmissione televisiva, ed in questa trasmissione televisiva un esponente del sindaco c'era anche un esponente di Avviso Pubblico, ed ha perso una grande occasione. Ha perso l'occasione di dire che Marcianise, come secondo comune della provincia di Caserta, dopo Casal di Principe, ha approvato un codice etico. Quindi noi dell'opposizione, ancora prima di tutta quanta questa diatriba che c'è attualmente sul dare o non dare risposte relativamente a quello che si sta facendo sulla camorra, ha chiesto al Consiglio Comunale, ottenendo il voto unanime, di adottare un codice per la trasparenza dell'azione amministrativa. Così come altre mozioni sono state proposte dalla nostra opposizione. Ma oltre che critica, oltre che propositiva, questa opposizione è stata anche responsabile. Il 31 di dicembre, non so se tutti lo sapete, si è tenuto un consiglio straordinario, urgente e necessariamente importante. Sanante. E sanante, bravo Pasquale. Sanante perché? Perché l'amministrazione aveva dimenticato di approvare dei debiti fuori bilancio, debiti che andavano approvati entro il 31 di dicembre, altrimenti questi debiti venivano a gravare sul bilancio 2017. Ed allora, con il nostro senso di responsabilità, e questo lo dico ad onore del vero, ringraziamo tutti quanti i consiglieri che hanno partecipato in quei giorni di festa alle varie conferenze di capogruppo, abbiamo tenuto questo consiglio comunale. Per cui la smettessero anche i consiglieri di maggioranza di strumentalizzare semmai le nostre uscite dall'aula, il nostro abbandonare l'aula, perché se lo facciamo non perché lo facciamo in maniera strumentale, lo facciamo perché effettivamente ci sono alla base delle motivazioni.